Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo le configurazioni iniziali da fare nella radio FlySky FS6X. Queste configurazioni sono necessarie per sfruttare al meglio il radiocomando andando a sbloccarne tutte le sue potenzialità. Per prima cosa procediamo attivando i 10 canali, questa operazione va fatta direttamente dal menu e non è necessario fare nessun aggiornamento firmware. Per iniziare accediamo al menu premendo a lungo il tasto OK. Poi premiamo ancora OK per entrare nel menu sistema. Quindi scendiamo tutto verso il basso premendo il tasto Down. Una volta arrivati su Aux Switch premiamo OK. In questa pagina dovremo attivare tutte le switch spostando il selettore su On. Inoltre porteremo i canali da 6 a 10. Clicchiamo su Up per mettere On. Poi ci spostiamo nella prossima premendo OK. Ripetiamo la stessa sequenza mettendo on anche su SVB, SVC ed SVD. VRA e VRB sono relative ai potenziometri, per i droni FPV di solito non si utilizzano, quindi le lascio su off. Infine mi sposto su CH e premo up fino a portare il numero dei canali a 10. Ora è necessario salvare queste modifiche, per farlo devo tenere premuto a lungo il tasto Cancel. Questo beep conferma che le modifiche sono state salvate. Questa funzionalità non è molto intuitiva, comunque ricordate che ogni volta che volete salvare qualche modifica dovete premere a lungo il tasto Cancel. Dopo aver attivato le switch è necessario associarle ai canali AUX, in quanto per ora sono solo attivate ma effettivamente non sono associate a nulla. A questo punto quindi dal menu principale ci spostiamo su Function Setup e premiamo OK. Scendiamo su Aux Channel e premiamo ancora OK. Adesso associamo le varie switch ai canali. Premiamo Down per scegliere le switch. Io le associo ai canali in ordine, quindi metterò la switch A nel canale numero 5. Poi premo Up per scendere verso il basso e continuo la sequenza associando SVB al canale 6, SVC al canale 7 ed SVD al canale 8. I canali 9 e 10 li lascio liberi, anche perché alcuni riceventi usano questi canali per far passare l'RSSI, quindi associarli ad un eventuale switch o potenziometro potrebbe creare conflitti nel sistema. Quindi tengo premuto a lungo Cancel per salvare. A questo punto la FS6X ha tutte le configurazioni base ed è pronta per essere usata, prima di chiudere però vediamo qualche funzionalità che potrebbe tornarvi utile. Per mettere la radio in bind mode premiamo il tasto bind, poi accendiamo la radio. Se per qualche motivo abbiamo bisogno di usare il protocollo SBUS nella ricevente andiamo nel menu sistema. Poi scegliamo RX Setup. Scendiamo ancora fino a trovare Output Mode. E in Serial scegliamo SBUS. Come sempre teniamo premuto a lungo Cancel per salvare. Per mandare la radio in boot mode, magari per ripristinare un aggiornamento non andato a buon fine, mandate queste due trim verso l'interno e accendete la radio. Anche se non succede niente e lo schermo rimane spento, in questo momento la radio è in boot mode e si può riprovare a fare il flash del firmware. Per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.